Ho l'impressione che siamo ormai vicini alla missione finale, se non è addirittura questa. E poi, se tutto va come previsto, avremo un'altra opzione per il finale vero e proprio del gioco. Chiamiamo Reed. Ehi, procedura ultimata. V, spero che il lavoro di Farida non ti abbia stancato troppo. No. È ora di intercettare e sostituire i Netrunner. Solo un inghippo. Non abbiamo più accesso al sistema della Caron Exotix. Ma come? Devo averci scoperto. Aspetta, sul serio? Quindi li abbiamo persi? Non del tutto. Sappiamo che erano alla City, diretti verso di noi. Trova un punto strategico vicino all'ingresso di Doctron. Coglierai il segnale di Runner mentre si dirigono all'incontro. Non vedo il fumo rosso. Mi sono perso quello che mi diceva perché stavo cercando. E niente, non lo vedo il fumo rosso. Eccoci arrivati. Ok. Che bello, piove. Contatto visivo adesso. Scansione ai veicoli nella zona. Uno dovrà essere il loro. Quello? Nessuna visuale sui bersagli. Vedo un convoglio, scagnozzi di Hansen. Ma dubito che i Runner abbiano una scorta. Continuo a controllare. È probabile che siano forze dirette allo stadio. Che succede se io, per esempio, non guardo le macchine queste vanno? Traccia dell'auto. Sì, casualmente passano tutte adesso, tutte in questo esatto momento. Niente per ora. Ma niente per ora un cazzo, quelli si sono schiantati. Nessuna traccia dell'auto. C'è una Cortez sfasciata che blocca la strada. Il traffico aumenta. È un'auto mediocre. Non possono essere loro. Ne sei sicuro? Continuiamo a cercare. Eccoli. Non c'è dubbio. I Runner sono lì dentro. Hai il segnale? Ce l'ho. Ora non ci sfuggono più. Ottimo lavoro. Beh, io che devo fare ora? È ancora presto per l'incontro. Andranno ad ammazzare il tempo da qualche parte. Ok, sono fermi e sono scesi dall'auto. Stanno entrando in un club. B, hai via libera. Mettiti al lavoro. Ci penso io. Se non fosse che Relic adesso è partito a dare problemi. Ehi, cari vecchi amici, da quanto tempo che non ci vedevamo? Sei in posizione? Sì. Eccoci qua. Cazzo. Bella macchina. Beh, oddio. Non sei lì per fare shopping. Mica è tanto bella. Tutto liscio finora. Spero sia l'aria condizionata quella, B. Esatto. Ho il controllo delle telecamere. Ottimo. Ultimo test. Al tuo segnale apriamo le danze. Visuale dell'auto. Telecamere accese. Rice trasmittente in funzione. Pronti. Ora aspettiamo. I nostri VIP sono tornati, stanno per salire in auto. Concentriamoci. Kurt Hansen, tu l'as vu, non? Detective en train de me reluquer au saphir. Sembra una sitcom vista così, eh? A moins que ce soit cette putain de gueule de bois. Oh, ça tourne de partout, dans tous les sens. Lei è comunque caruccetta. De Hansen, je veux dire. Ok, V, prendi il controllo. Aspetta, voglio ascoltare. Aspetta, sto ascoltando quello che dicono. Potrebbe essere interessante. Oh, il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a battu cet avion. Le risque est élevé, oui. Mais ce travail va bien. On fait nos parts. Ensuite, on disparaît. Oh, putain de gueule de bois sa mère. Ok, ora possiamo prendere il controllo. Non fare ça aujourd'hui. Je t'avais dit de pas ouvrir cette dernière bouteille. Ehi, mi dicevi? Sì. Ok, hackerò l'auto. La voiture, quelqu'un en a pris le contrôle. Emric, sono l'allarme! On a besoin d'aide! Je vais localiser le docteur. Ok, un secondo. C'est fait. Ecco fatto. E ora, muoviamoci.
200 metri non è tanto, però. Che è successo? Madonna mia. Ma il rapporto, che succede? Giocano sulla difensiva. Che ci stanno a fare? Non sono io! Aiuto! Ecco qua. Ti rompo il culo, mica li ho investito io, eh. Le coupé! Merda! Putain! No! Ecco, dai, non uccideteli, poverini. Mi sono anche simpatici a modo loro. Ma no! Ehi! Ma che cazzo! Ma poveri! Cazzo, li avete azzerati! Che ti aspettavi, eh? Che li avremmo legati, ficcato in bocca un calzino e aspettato che chiamassero aiuto? Era una scelta semplice, o noi o loro. Ho scelto noi. Non è un gioco, V. Invece lo è! Un cazzo di gioco tra spie a cui loro non partecipavano! Erano innocenti! Io non descriverei così due criminali professionisti. Ma... poverina lei, eh. Quegli innocenti non avrebbero esitato a derubarti di tutto quello che hai o a piantarti un proiettile nella schiena. Vabbè. Abbiamo i travestimenti pronti, ma vi servono ancora i loro codici di accesso. Bisogna perquisire Horror. Vabbè, ci penso io. Alex, tu lo sapevi di questa esecuzione? Certo che lo sapevo. È una mossa da manuale. Non è la mia prima missione, Vi. Una scelta del genere fa parte del gioco. Vabbè, ascolta. Non ho voglia neanche di discutere oltre. Ok, codici trasferiti. Un po' mi dispiace però, eh. Guido io. Non se lo meritavano, dopo tutto. Ah, è così che funziona? Imprint comportamentale, ora. Grazie. Ah, così funziona? Wow. È attivo? Oh, cazzo, pure il corpo! La mia voce. Fico. Un attimo. Sono io? Porca puttana. Da sballo, vero? Oddio. Fai una prova. Presentati. Non si limita a modificare faccia e voce. Anche il corpo. Deve alterare anche la costituzione biochimica, influenzando il comportamento. Le persone non sono fatte solo di elementi chimici. Esattamente. Nuovo cocktail ormonale. Vabbè. Ok, ci provo. Emeric Cassel. Cassel. Tutto qui? Tutto qui. Mi ha guardato proprio malissimo. All'inizio ti manda fuori di testa, ma poi ti ci abitui. Bene, riordina le idee e poi andiamo. Hansen ci aspetta. Andiamo, dai. Alex, questa sarà la nostra ultima missione insieme. Il nostro accordo, la Myers ha approvato. Missione diplomatica a vita. Chiamiamolo prepensionamento. Ci sta. Grazie mille, Reed. Andiamo. Ok, mettiamoci al lavoro. Allo stadio, allora. Ci vediamo lì. Ah, così è finita? Vabbè.